la musica che si sente in sottofondo ogni volta per qualsiasi conferenza o concerto di interpretazione 2020 e anche 2021 è del pianista-compositore Valentin Malinin, un interessantissimo giovane artista russo, la cui figura ci interessa particolarmente e che ci ha concesso di utilizzare a incipit di ogni conferenza e di ogni concerto una piccola parte, purtroppo, della sua riuscitissima trascrizione da Georges Bizet, Les Pêcheurs de Perles. Ci interessa in particolare la figura del musicista in quanto interprete e compositore, perché si tratta di una figura che va tornando in auge in questi anni e che era stata invece dimenticata, aveva finito per tramontare in larga misura nei decenni precedenti, quando la vocazione dell'interprete e quella del compositore si erano separate. Ci interessa invece particolarmente questa unione che vediamo anche in grandi personalità come Dino Lipatti e come lo stesso Rachmaninoff o Busoni. Interpretazione, reti di relazioni generate da un'opera d'arte sarebbe giunto nel 2021 ad una prossima quarta edizione. Naturalmente gli eventi che si sono susseguiti di recente ci rendono prudenti, ma cerchiamo di pensare a una edizione fattibile comunque, senza dimenticare l'afflato utopico che deve animare sempre interpretazione. Vorremmo spiegare bene questo concetto, se ci riusciamo, ovvero pensiamo che una guida teoretica possa essere il pensiero di Gustav Landauer, che è un anarchico, un filosofo interessantissimo, purtroppo ucciso come agitatore politico nel 1919, che scrive però nel 1907 un libretto estremamente illuminante intitolato La rivoluzione. Qui, tra altri tesori, Landauer spiega a noi tutti che c'è un certo, diciamo, tipo di legge nel susseguirsi degli eventi storici, senza voler ricorrere a schemi rigidi. C'è un'alternanza però di utopie e distopie. L'utopia è un momento oceanico in cui marosi di grandi energie si muovono e interessano molte persone, sollecitano pensiero, creano nuove realtà, soprattutto a venire. Le utopie sono momentanee cristallizzazioni, diciamo concretizzazioni anche inevitabili, monumentalizzazioni di questi grandi sommovimenti. La utopia appare, ci appare storicamente come una sorta di rapprendimento dei grandi marosi utopici che tuttavia devono continuare a operare sullo sfondo e per così dire sotterraneamente, sott'acqua, in modo da riemergere e ridiscutere sempre il tutto. Nel nostro piccolissimo ambito, naturalmente, dobbiamo cercare di fare esattamente questo, ovvero garantire che l'afflato utopico e quindi la discussione critica e la revisione mantenga l'evento sempre nuovo. Un nostro, come dire, punto di onore sarebbe quello di pensare la pubblicazione di ogni atto di interpretazione, ovvero eventuali articoli, registrazioni di conferenze e di concerti, in una sorta di unico format, ove ogni evento sia attingibile anche separatamente dagli altri, ma ove in qualche modo, come è nella natura di interpretazione, reti di relazioni generate da un'opera d'arte, ogni cosa rimandi un po' ad altre cose. La rete di relazione è umana, artistica, filosofica, di concetto ed esiste davvero e fa un pilastro costitutivo di interpretazione. Per fare questo, uno dei mezzi ci pare quello di pubblicare sotto ogni video una descrizione particolarmente ampia e che, oltre al classico abstract pur molto illuminante, in qualche caso dia adito ad una futura ricerca, in modo che questo evento sia suoni, diciamo, risuoni negli anni come un libro semper apertus, agli apporti e alle ricerche anche futuribili.
Interpretazione non potrebbe esistere senza un apporto illuminato, senza l'appoggio di una direzione del conservatorio, particolarmente ben disposta e aperta. Voglio citare la persona del direttore, maestro Massimiliano Rizzoli, del vice direttore, professoressa Paola Antoniacomi, ma anche del presidente, professor Luca Crescenzi, grande germanista che ci ha onorato della sua presenza per 2 volte qui a Interpretazione. È anche un'operazione questa decisionale che appoggia Interpretazione, che interessa l'amministrazione, che interessa il consiglio accademico, che interessa il nostro principale partner, cioè l'Università di Trento. Dobbiamo ringraziare soprattutto il professor Marco Uvietta, che è il nostro primo interlocutore, e tutti gli altri professori che lui ritiene ogni anno di consigliarci. Tutti sempre eccellenti. Per il 2021 avremmo pensato di aprirci anche ad altre collaborazioni. Questa rimane sempre la principale, ma poiché nel 2021 si pensa a impostare le cose come sperimentazione e come indagine intorno alle ragioni dell'interpretazione della creazione a tutto tondo, in senso prismatico, in senso multidisciplinare, allora abbiamo pensato di chiedere un coinvolgimento al Muse di Trento e alla Fondazione Bruno Kessler, entrambe entità che con nostro grande piacere hanno aderito molto volentieri. Altro attore a cui Interpretazione pensa, con l'apporto della direzione, naturalmente col suo permesso, è il coinvolgimento ogni anno di una istituzione europea differente. Per il 2021 penseremmo a coinvolgere l'Accademia di Musica e Teatro di Tallinn in Estonia. È un luogo particolarmente aperto, dove la composizione, legata a un'idea filosofica del mondo, dell'ecologia, dell'interpretazione, è assolutamente centrale. Ci piace anche molto il fatto che questa accademia abbia anche una vocazione teatrale. Interpretazione, difatti, è anche, portata per natura a misurarsi con interpretazioni attoriali e anche coreutiche, naturalmente. Che aspettiamo. Nulla potrebbe essere fatto senza l'aiuto di preziosissimi collaboratori. Il primo che voglio citare è il signor Michele Callà, che è anche un ottimo musicista, e riprende queste cose, queste interviste brevi che cerchiamo di rilasciare. Voglio anche citare Sebastiano Beozzo ed Enrico Dorigatti, che si sono prodotti in ottime collaborazioni per le riprese durante il convegno. Quindi grazie, grazie a Michele Callà e agli altri. Un altro grazie deve essere elargito ad Ashtart. Ashtart è uno studio creativo a cui ci siamo appoggiati quest'anno, nel 2020, al fine di costruire un evento particolarmente risonante, aperto alla stampa, aperto anche ad una diffusione e notevole per noi perché fa capo come organizzazione ad un artista, cioè ad un architetto che ne dirige i contenuti, cioè l'architetto Giulia Porceddu Cilione, che ringraziamo insieme a tutte le sue collaboratrici disponibilissime e ai suoi collaboratori. È uno studio creativo che ha sede a Verona. Penso di avere detto quasi tutto. Questa sarebbe l'introduzione alla mia conferenza. Come responsabile scientifico di interpretazione, dico solo 2 parole. Ciò che importava era soprattutto ringraziare e dipingere un panorama generale. La mia conferenza, si articola sul problema filosofico, dell'interpretazione come esecuzione oppure come creazione. L'alternativa non è così secca, la prospettiva va elaborata, ma è estremamente impegnativo e anche, come dire, rinfrancante, nonché illuminante, accorgerci del fatto che studiando questi argomenti
tanti filosofi, a partire da Platone, a Schleiermacher, a Gadamer, a Donatella di Cesare, ad Adriana Cavarero, tanti si sono confrontati con questo problema. Interpretazione come più che intrattenimento, ma come fatto etico e probabilmente ontologico che può avere un grande futuro, soprattutto in vista di una nuova alleanza con i compositori e con i pensatori. Grazie. Gentile pubblico, gentili ospiti, buongiorno e benvenuti al Conservatorio di Trento. È felice da inizio a questa terza edizione di interpretazione. E evento che per il Conservatorio è un evento importante, tra gli eventi importanti che organizza il Conservatorio. Prima di tutto perché è in collaborazione con l'Università di Trento e poi anche per la qualità degli ospiti e per la qualità dei temi trattati. Quindi il mio saluto è un semplice saluto di benvenuto, di buon inizio lavori, che sia un convegno proficuo e che ognuno di voi possa portare via qualcosa di interessante che ci aiuti ad apprezzare sempre di più la bellezza e il bello. Un piccolo ringraziamento, permettetemelo, alla professoressa Angelica Anselmi, che pur avendomi inondato di mail è da sempre il motore. Un altro ringraziamento al professor Ubietta dell'Università di Trento, che ha aiutato questa organizzazione, e il professor Venturini, che da dietro le quinte è sempre presente e rende realizzabili eventi come questi. Quindi a me non resta che rinnovarvi ancora il saluto del benvenuto e vi aprire il lavoro. Grazie. Grazie. Grazie direttore. Grazie a tutti, naturalmente i presenti e a quelli che hanno aderito a questo, diciamo, invito. Grazie anche da parte mia, professor Ubietta, che è responsabile scientifico del COTE, diciamo, universitario, come io lo sono per il conservatorio. Grazie dello spirito critico generale che sempre ci anima e che cerchiamo di rendere proficuo in vari sensi, in vari modi, senza addormentarci, senza voglio dire, sederci sui risultati raggiunti. Ecco, voi avrete forse notato che sui programmi c'è questa sorta di piccolo distico che è posto un po' a incipit e a motto forse un po' del convegno di questa edizione terza di interpretazione reti di relazioni generate da un'opera d'arte. Quest'anno il tema è sogni, visioni, utopie, un tema molto ampio che tuttavia riguarda il senso stesso dell'interpretazione. Vorremmo ricordare che l'interpretazione è un fatto assai complesso e che noi qui in Conservatorio in particolare forniamo interpreti che sempre più spesso oggi sono chiamati a ricevere e a esprimere competenze estremamente variegate, sempre più significative, sempre più consapevoli della storia, di aspetti filologici, musicologici, di categorie filosofiche alla luce delle quali leggere il passato, il presente nelle sue reti di relazioni e quindi propiziare il futuro. In questa chiave, diciamo, abbiamo pensato di apporre questa sorta di piccolo distico, ecco, di Paul Celan, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Sarebbe questo, come voi tutti sicuramente saprete, il mondo non c'è più o meno, io devo portarti. Questo discorso, oltre a interessare solo apparentemente, ma anche nella realtà, in effetti, lutti personali, è possibile che quando una persona se ne vada da questo mondo, il suo mondo tramonti con lei, oppure finisca in un luogo per noi non definito, non raggiungibile, e tuttavia restiamo noi che dobbiamo portarlo. Il mondo non c'è più, io devo portarti. Oltre al fatto così contingente che può capitare, può
forse questo distico può essere apposto un po' a motto dell'atto interpretativo, che si volge spesso ai classici, a compositori che sono tramontati quanto ad arco biologico e che pure nella loro vita continuano ad esprimere vita, una vita che ha bisogno di interpreti che portino il pensiero e il messaggio oltre la vita biologica dello stesso compositore. Questo è il compito degli interpreti, proiettati in un presente e in un futuro tutto appunto futuribile da costruire. Ecco, il mio compito oggi è così di aprire, voglio dire, in modo naturalmente così solo suggestivo, il convegno sul fronte della domanda se l'interpretazione sia fondamentalmente esecuzione o creazione. È una domanda che posta così non solo è troppo vasta ed è impossibile rispondervi, e deve essere impossibile rispondervi con una sola risposta, ma è anche, come dire, rozza posta così. Allora, per cercare un po' di abbracciare l'orizzonte, io comincerei a evocare, se mi permettete, il fantasma di Jorge Luis Borges, il quale in un racconto, come al solito geniale, che si intitola Pierre Ménard, scrittore del Don Quixote, è inserito in Finzioni del 1944 in definitiva, e ci pone di fronte a un paradosso che tutto sommato ci riguarda e come. Naturalmente mi parla di letteratura, ma per analogia anche gli interpreti musicali, e direi gli interpreti a tutto tondo, anche i filosofi, possono in genere traggono suggestione da questa sorta di provocazione. Noi sappiamo come funzioni la letteratura di Borges, cioè spesso Borges propone racconti che si propongono come recensioni di altri racconti, e che però spesso non esistono, ed è lui che ce ne dà le coordinate. Questo è il caso. Pierre Ménard è un francese, uno scrittore della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, che si mette in mente di scrivere il Don Quixote. Non nel senso che voglia ricopiarlo, ma nel senso proprio che vuole proprio scriverlo, cioè desidera che esca, diciamo così, dalla sua anima, dalla sua penna, esattamente come uscì dalla penna di Cervantes. In breve, vuole comporlo come se fosse Cervantes. Poiché la faccenda è inserita in Finzioni, appunto, l'operazione gli riesce come? Con un gigantesco sforzo mimetico. Pierre Ménard si sforza di diventare Cervantes e in qualche modo vi riesce, si contorna di uno spagnolo assai simile, si contorna di suggestioni molto assolutamente analoghe, insomma riesce nell'intento di scrivere non tutto ma parti considerevoli del Don Quixote. Se non che Borges ci fa notare, volendo diciamo recensire il confronto tra i due Don Quixote, ci fa notare quanto le stesse parole, perché il materiale è lo stesso, le parole sono le stesse, il metro è lo stesso, lo spagnolo è lo stesso, è la stessa cosa. Eppure non lo è affatto, non soltanto nel senso che suona in modo diverso, ma che proprio è differente. È differente Don Quixote nato nel 600 di Cervantes, cioè un'opera che diciamo attinge ad un immaginario suo, propizia un suo futuro, attinge a un passato, si rivolge a un mondo interiore. È completamente diverso è il Don Quixote di Pierre Ménard, che invece attiva altre cose, come dire, attinge a un'acqua che è passata sotto i ponti tra Cervantes e lui, che è completamente diversa naturalmente. Ora, per questo discorso, che è già una provocazione alla necessità e anche alle criticità e ai limiti, in fondo, senza dimenticare la necessità, ma anche i limiti della filologia, viene in qualche modo trasposto da Piero Rattalino in un discorso in fondo analogo che fa, en passant, devo dire, mi pare, nella storia del pianoforte, riguardo alla prima sonata per pianoforte di Weber. Questa prima, lui ne scrive quattro, Weber, di sonate per pianoforte. La prima sonata comincia con un accordo assai drammatico di settima diminuita, poi segue un arpeggio nello stesso giro armonico, insomma. Questa prima sonata aveva come scopo suo, precipuo,
nella mente del compositore quello di suscitare un effetto shock, sorpresa, drammatico, tragico, di attesa d'altro e anche dirompente. Trattatino giustamente si chiede come facciamo noi oggi, interpreti di oggi e ascoltatori di oggi, a provocare o a provare lo stesso effetto sorpresa. Certo, la lettera è la stessa, ma la lettera, le note sono le stesse. Tuttavia l'effetto dovrà essere provocato da un'intenzione condivisa, da altro, da qualche cosa a cui l'interprete dovrà attingere con fantasia e il suo pubblico pure preparato. Insomma, il problema è proprio questo, fedeltà allo spirito o alla lettera, diciamo, perché è ovvio che anche qui, dopo l'acqua che passa sotto i ponti, tra Weber e noi, dopo Schoenberg, dopo Scriabin, dopo Messiaen, dopo Stravinsky, dopo lo stesso Wagner, quell'accordo non suona più così deflagrante. Ecco. Ora, queste piccole provocazioni, ma che sono grandi in realtà, e già rispondono un po' latamente alla domanda, cioè la problematizzano, che poi è quel che solo possiamo fare, tutte queste prospettive forse sono a volte indagate da alcuni filosofi, più di uno per la verità. Qui ne vorrei citare uno solo, citarne proprio il pensiero in modo così riassuntato, terribilmente conciso. Si tratta di Friedrich Schleiermacher, che fiorisce, come sappiamo, possiamo definirlo un proto-romantico, fiorisce tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Ecco, Friedrich Schleiermacher è in realtà un traduttore biblico, un grande filologo classico e anche un filosofo. In questa condizione, cioè partendo dalla sua passione per la sua vocazione per la traduzione, è un grande traduttore, e si chiede in che cosa consista l'atto del tradurre. Ora, lui intende per tradurre qualche cosa di simile a ciò che noi intendiamo, possiamo intendere per interpretazione anche nel senso musicale del termine. Non dimentichiamo che Schleiermacher è il filosofo a cui si deve il pregio di avere sganciato l'ermeneutica dal solo ambito biblico per portarla nel cuore stesso della filosofia, che effettivamente è primariamente interpretazione dell'essere, dell'io tu, del mondo, eccetera. In che cosa dunque consiste il tradurre, che per Schleiermacher è ciò che è per noi un po' interpretare, cioè significa portare, condurre, trasporre da un contesto ad un altro un'opera che è nata, un testo, un capolavoro, un pezzo, potremmo dire noi, nato in un certo contesto, portato ad un altro e reso interessante nello spirito e o nella lettera. Come si fa? E soprattutto chi lo fa? Lo fa l'interprete. Dunque, cosa significa tradurre ovvero interpretare? Schleiermacher dice che, secondo lui, esistono due fondamentali tipi di interprete, due approcci all'interpretazione che, come dire, corrispondono quasi a due tipi psicologici, ecco, non tanto componibili a suo parere. O si è così o si è nell'altro modo. Primo modo, primo approccio interpretativo, mimetico, ovvero tecnico-psicologico. Il secondo modo invece è grammaticale, ovvero filologico. Secondo il primo modo, secondo questo approccio, il soggetto che interpreta si volge primariamente al suo oggetto di interesse, che è un altro soggetto, cioè il soggetto che creò l'opera in questione. Diciamo che l'interpretazione in questo primo corno dell'alternativa è un affare, diciamo, fondamentalmente tra due soggetti, tra l'interprete e l'interpretato. Certamente il testo interessa, ma come conseguenza di una temperie creativa nella quale l'interprete ha l'obbligo di tuffarsi. Quindi interpretazione è divenire un altro, è tuffarsi nelle sorgenti calde, potremmo dire così, di questo atto creativo e riviverlo. Ora, Schleiermacher aggiunge qualche cosa, tuttavia vorrei farlo a tutto questo aggiunge qualche cosa e devo far notare che Ricoeur, a sua volta commentando Schleiermacher in questo bellissimo libro, in un'ottica solo proprio di condivisione, ho anche portato qualche cosa. Se volete dare un'occhiata, sono miei, ma quindi studiati, ma si chiama Dal testo all'azione. Qui c'è uno stupendo commento di Schleiermacher da parte di Ricoeur. Ricoeur dice: certo, così
la interpretazione per Schleiermacher è un fatto medianico, oracolare, e si basa tutta l'interpretazione sul principio tipicamente romantico della congenialità. Dobbiamo notare che Robert Schumann, il compositore, sia che non abbia letto Schleiermacher, è completamente su questo primo corno dell'alternativa dipinta da Schleiermacher, quando ci dice nei pensieri: hai capito, prima ancora, forse solo un genio può comprendere completamente un altro genio, il principio della congenialità. E soprattutto, hai capito davvero un compositore quando, dice Schumann, in presenza di una sua opera nuova che tu non conosci, prima ancora di aver girato la pagina, sei in grado di anticipare dove il suo pensiero possa andare a parare. E questo non significa, diciamo, anticipare conseguenze necessarie da premesse geometriche, è evidente. Si tratta invece di aver penetrato e di vivere così tanto quella temperie creativa da seguirne il fiume, l'umore, la fantasia. Ora, Schleiermacher aggiunge due cose, e Ricoeur pure le commenta. Una sulla libertà assoluta dell'interprete, praticamente assoluta, vincolata soltanto, in questo primo corno dell'alternativa, vincolata soltanto a uno scopo. Lo scopo è quello della espressività. Bisogna restituire lo spirito, bisogna restituire la vita della composizione, del testo e della soggettività creatrice in questione. Quindi, in quanto libero interprete, io devo essere libero di trasformare, dice testualmente, un testo nato, diciamo così, in poesia greca, in un altro testo, altrettanto comunicativo, ma tradotto in prosa tedesca. In questo corno dell'alternativa la filologia è assai compromessa, perché è completamente, diciamo, travisato il senso della forma, travisato, bypassato, ecco, il senso della fedeltà alla lettera. Bisogna invece salvarne lo spirito, bisogna attualizzare una soggettività creatrice. Schleiermacher aggiunge un'altra cosa, che pure ci sorprende ed è tutta da problematizzare. Ci dice cioè che in questa chiave, in questo primo corno mimetico dell'interpretazione, l'interprete ha la possibilità di comprendere l'autore non soltanto quanto, ma più e meglio di quanto abbia fatto lui stesso. Perché? Lo vedremo fra un attimo. Ma è evidente perché. Perché l'interprete ha questa grande, diciamo, sorta di vantaggio sul suo autore. Ne osserva la vita come conchiusa, in figura chiusa, mentre l'autore, chiunque egli sia, anche il più grande, è invischiato, lo crea in un presente imprevedibile, al contempo puntiforme ma anche infinito, invischiato in tutta una rete, diciamo, di relazioni anche umane, e soprattutto senza il sentore di ciò che di lui rimarrà nella storia. L'interprete invece ha questo vantaggio di osservare la figura dall'alto. Ma Schleiermacher è anche un filologo classico, un filologo biblico attentissimo, e lo rimane fedelissimo a questa sorta di esigenza filologica estrema nella sua filosofia. E allora dice che l'altro corno dell'alternativa è appunto grammaticale, ovvero filologico. Cos'è la gramme in questo caso? È una sorta di grande coinè linguistico, espressiva, storicamente e geograficamente condizionata, che potremmo figurare come una sorta di bosco dentro il quale crescono fili d'erba. Questo testo, questo capolavoro, è un filo d'erba tra altri fili d'erba. Questi sono i testi da considerare come altrettanti interpretanda. Quindi l'interpretazione in questo secondo corno dell'alternativa vede l'interpretandum non più come altro soggetto a discapito in fondo dell'oggetto testo, ma al contrario, come oggetto testo radicalmente storico e in qualche modo affidato alla storia, alla sua storia degli effetti, a ciò che accadrà e che il soggetto creatore non può governare, in qualche modo sganciato dal soggetto creatore stesso. Molto, diciamo,
come dire, curioso osservare che questo secondo corno dell'alternativa Schleiermacheriana, nonostante sia radicalmente storico nelle intenzioni, produca effetti storicistici in futuro, con Vitali per esempio, e incredibilmente strutturalistici, cioè in fondo astorici, cioè sganciati in fondo dalla humus viva che partorisce i testi, in futuro. Cioè succede che poiché il criterio di approccio, il criterio scientifico in questo secondo corno dell'alternativa è comparativo, ci si abitua a comparare un'infinità di testi da cui la cultura immensa di un interprete di questo tipo, estrapolandole, diciamo così, strutture, frasi, moduli espressivi, alla fine dei conti assai spesso queste strutture si emancipano paradossalmente dalla humus viva e diventano, se inserite in un certo, in una certa visione del mondo, strutture ontologiche pure. Vorrei far notare che il Bach di Glenn Gould, di Gideon Kremer al violino e di Rosalind Turek, la pronuncio così perché si pronuncia in vari modi, è così. È assolutamente ontologico, è un Bach pensato come insieme e incontro di linee, assolutamente in fin dei conti astorico. È astorico il Bach e le fughe di Bach, soprattutto assolute di Mattia Iudina, che tratta così l'architettura di queste straordinarie composizioni polifoniche. Ma avevamo detto che Schleiermacher e anche i suoi commentatori considerano, come dire, scissi in fondo questi due tipi di interpreti, perché si parla dal punto di vista di filologi e di filosofi. Si dà il caso però che i veri, diciamo, e propri interpreti musicali, passando, diciamo, al nostro ambito, trovino invece, certamente non sempre, ma in qualche caso almeno, quando sono particolarmente inclini alla problematizzazione, quando sono inclini a parlarne anche, quindi a condividere, quando sono colti dal punto di vista storico e filologico, quando sono molto sensibili e cresciuti in un ambiente idoneo, sono capaci di, come dire, di raccordare i due corni dell'alternativa, quello mimetico e quello grammaticale filologico. Io faccio un solo esempio che si deve fare, si deve, come dire, si può, per nostra fortuna, portare spesso, perché si tratta di un pianista, di un musicista che parla spesso, per nostra fortuna, parla in modo circostanziato delle sue posizioni, del suo passato, della sua storia, cioè Claudio Arrau. Arrau racconta un solo episodio, ne ho raccontati altri, ma questo invece attiene a qualche cosa che succede in una delle ultime sonate di Schubert, che sono una cosa fantastica naturalmente, in quella in do minore, quella che si chiude con una tarantella bellissima che poi dà luogo a tante altre ispirazioni, di Liszt, di Saint-Saëns, tragica in un certo senso. Ecco, questa sonata nel primo tempo porta l'indicazione a un certo punto di un pianissimo che riguarda una scala discendente, cromatica, diciamo, semitono per semitono, discendente, che deve eseguire la mano destra e che deve andare dalle regioni superne della tastiera sino al basso. Ecco, pianissimo, dice il testo. Claudio Arrau, che era stato educato alla più, diciamo, religiosa osservazione del testo, perché è stato educato da filologi della musica appassionati di quella grande nuova oggettività, di quella grande noies atlicae, che si vuole assolutamente trasporre anche in ambito musicale per mettere fine ai, diciamo, alle interpretazioni romanticoidi troppo libere, eccetera. E quindi Arrau, che è cultore del testo scritto, è un collezionista non solo di manoscritti musicali, ma anche letterari, si attiene da filologo a ciò che Schubert lascia scritto, da giovane soprattutto. Crescendo, diciamo, si modificano un po' le cose. Rimane il suo afflato severissimo, filologico e di venerazione nei confronti del testamento, ecco, scritto del compositore. Tuttavia si infilano, come qui dice, negli atti interpretativi che compie, nelle sue interpretazioni, nei suoi atteggiamenti, correnti soggettive sempre più sostanziose.
E allora accade che lui si accorge, intercetta di Schubert qualche cosa che assomiglia a un presagio di morte. Si sa che Schubert a 31 anni morì nel 1828, con una vita, la vita non è mai conclusa, ma in questo caso è davvero interrotta. Bene, e questo presagio di morte, secondo Arnau, è rintracciabile. Lui lo sente, è una soggettività che sente un'altra soggettività. È rintracciabile in questa scala. Questo passo, dice lui, è una sorta di discesa non negativa, peraltro, è tutta da vivere con la giusta gravità, di discesa nell'Ade, in regioni che non conosciamo e che però bisogna percorrere. Questo si traduce in una differenza di interpretazione notevole, perché il dato della gravità modifica il colore, non è più pianissimo, i tempi si dilatano, c'è qualche cosa che ci porta a chiedere, ma allora qui dov'è la fedeltà filologica? Appunto, in questo senso, la fedeltà filologica è assai problematizzata, anche se continua a permanere, ma appunto come problema. In questo caso, un po' come diceva Schleiermacher, l'interprete si sente, come dire, il compitore dell'autore in questione. Ovvero l'autore lascia come qualche cosa in sospeso, l'autore non può, diciamo, vedersi come un tutto finito, come diceva Aristotele, una vita felice contrassegnata da eudaimonia è possibile soltanto a morte avvenuta, naturalmente a vita conclusa, ma il fatto è che la vita sia conclusa e, come dire, criticamente assunta, rivissuta dall'interprete, fa dell'interprete qualcosa di non indifferente in fondo al destino stesso dell'autore, così dice Arnau, così io mi riferisco. In questa sorta di sottobosco così vario, che serve soltanto a provocare un po' di pensiero, prendetelo così, io vorrei, diciamo, avviarmi verso la conclusione rievocando due pensatori italiani fioriti all'incirca negli anni 30, proprio in Italia. Sono due pensatori minori, ecco, che si confrontano con questa domanda secca, se possiamo dire così, un po' rozza, dell'interprete come esecutore o come creatore, cioè interpretazione e creazione oppure esecuzione, fondamentalmente esecuzione o creazione. I due sono due pensatori d'ambito crociano, entrambi, cioè l'uno è Alfredo Parente, l'altro è Salvatore Pugliatti. Il primo, Alfredo Parente, è un diretto allievo di Benedetto Croce, l'altro invece è un allievo di un allievo di Croce, cioè di Giovanni Gentile, insomma, quindi risente anche dell'attualismo gentiliano verso il quale vira l'idealismo di Benedetto Croce. Lo dico perché uno sfondo idealistico in questo senso si ravvisa nella visione del parente e anche dell'altro. Si dà il caso che i due rispondano in maniera assolutamente opposta al quesito, in maniera, se vogliamo, anche, come dire, ingenua. Ecco, non erano interpreti veri e propri, ecco, e probabilmente la loro radicalità così antinomica, così oppositiva, è degna di nota anche per questo. È una risposta, diciamo, filosofica. Alfredo Parente ci dice: l'interprete esegue e basta, e non potrebbe e non deve fare altro. Deve stare dentro il recinto sacro, dentro il temenos della sua stessa vocazione, e non deve uscirne. Ciò che di meglio può fare è offrire una interpretazione, ovvero una esecuzione, tecnicamente impeccabile del pezzo, affinché dietro le note, questo è un discorso molto, molto strano, traluca, diciamo, l'idea dell'opera stessa. Mai nemmeno, se volete, poi approfondiamo questo tratto, ma vorrei, diciamo, portarvi, se mi permettete, vorrei sottolineare l'aspetto dell'ancillarità dell'interprete. L'interprete non deve perdere mai di vista la sua secondarietà rispetto al compositore. I due, compositore e interprete, abitano regioni della, diciamo così, dell'esistenza e dell'ispirazione artistica irreducibilmente differenti. L'uno crea e deve essere, diciamo, rispettato
è venerato come tale, l'altro invece è un interprete, nel senso che deve eseguire qualche cosa che esiste già, deve sì perpetuarne la vita, ma con il dovuto rispetto, un rispetto che sa di sacerdozio. Vorrei far notare, possiamo parlare delle implicazioni filosofiche, anzi dei presupposti filosofici, oltre che delle implicazioni insiti in questa posizione del parente, ma faccio solo notare en passant per ora come Arturo Benedetti Michelangeli, cioè uno dei più grandi e alti sacerdoti della musica, veda se stesso proprio così, indipendentemente dal fatto che abbia o no letto del parente. Il parente, tra l'altro, è autore di un testo significativamente intitolato Castità della musica. Bene, anche per Arturo Benedetti Michelangeli l'interprete è casto, e il suo studio è askesis, è esercizio, è preghiera, è, sappiamo benissimo, è inflessibile con se stesso, è stoico, la perfezione è richiesta e pretesa da lui stesso a se stesso, perché la sua operazione è un omaggio, un'offerta musicale, un omaggio all'arte, e cioè al compositore. Lui è completamente dentro questa prospettiva quando ci dice qualche cosa che voglio dire, gli applausi non vanno a me, vanno a Beethoven, Chopin, Debussy, io non c'entro. Naturalmente tutti noi potremmo replicare che c'entra, ovviamente, tuttavia lui diceva così, e molto sinceramente di se stesso, e aggiungeva: io non sono che un artigiano coscienzioso, e come tutti gli artigiani so che per dare un prodotto perfetto come devo è necessario uno sforzo continuo, un lavoro mostruoso e soprattutto un grandissimo spirito di sacrificio. Questo è virgolettato, è una delle poche cose che ha detto e che qualche giornalista, insomma, ha appreso. È proprio questo, diciamo, l'ambito. Solo un passante, prima di chiudere con Salvatore Pugliati e praticamente con domande assolutamente aperte, faccio solo notare che dal punto di vista filosofico questa idea dell'idea dietro la musica è intanto cavalcata anche da, citata anche da Horowitz. Spesso Horowitz dice queste parole in teoria enigmatiche, apparentemente enigmatiche, cioè la musica non è davanti alle note, non è sotto le note, ma è dietro le note. Quindi c'è l'idea di un'idea in cui in fondo consiste la creazione. E Alfredo Parente cita questa sua, diciamo, fonte crociana in merito all'estetica, cioè alla filosofia dell'arte. Croce non parla quasi mai di musica, ma Alfredo Parente sì, rifacendosi a una concezione crociana del creatore d'arte che consiste, la creazione consiste nel, come dire, figgere lo sguardo entro un ente che prima di tutto si crea come idea da contemplare. Quella è già creazione. La creazione consiste in quella idea in qualche modo concepita e nello stesso tempo fissata, percepita in quanto idea. Ma questo significa, da un punto di vista proprio delle conseguenze logiche, che l'opera d'arte conoscerebbe, vivrebbe, sarebbe, avrebbe un momento particolarmente puro in cui non è ancora un'opera d'arte e in cui però consiste il suo essere più puro e originario, perché quella è già opera d'arte, senza ancora, secondo Croce, essere destinata a una delle tecniche, a una delle possibili arti. Questo è per noi assurdo in un certo senso, nel senso che ci è molto difficile pensare ad un'arte che consiste in un'idea, indipendentemente e originariamente sganciata dalla destinazione artistica, perché questa in qualche modo le è secondaria. Eppure lui si muove in questa prospettiva, e forse è questa prospettiva che esige il fine, lo scopo ultimo di un'esecuzione perfetta e trasparente, il tralucere dietro le note giuste, diciamo così, di una idea intangibile, un'idea che ha molto di trascendente, molto che avvicina il creatore d'arte a qualcosa di davvero trascendente, di qualcosa di divino, qualcosa di divinamente ispirato. Ecco. L'altro, e con questo chiudo,
permettetemi di guardare, sì. Ecco, l'altro versante invece della domanda, e cioè della risposta al problema, se l'interpretazione sia fondamentalmente esecuzione o creazione, è rappresentato dal pensiero di Salvatore Pugliatti, che è fondamentalmente un giurista. Però, siccome si intendeva parecchio di musica, a un certo punto, credo, all'Università di Messina ha avuto una cattedra di storia della musica. Insomma, è uno che ha scritto parecchio di interpretazione musicale. Il suo pensiero è che l'interpretazione sia radicalmente creazione. Ho detto che sono, come dire, pensieri un po' ingenui, un po' unilaterali. Lui parte da una sorta di sillogismo, diciamo così, cioè ogni atto creativo è un atto dello spirito. Ogni atto dello spirito è un atto creativo, diciamo così. L'interpretazione musicale certamente è un atto dello spirito, per eccellenza, ergo l'interpretazione musicale è un atto creativo. Ma questo discorso, se preso così, mette capo, diciamo, a diverse osservazioni che vanno anche al di là del pensiero e di ciò che dice realmente il Pugliatti, perché se dobbiamo, diciamo, prendere in considerazione questa sfumatura, cosa potrebbe significare che l'interprete crei? Cosa crea? Dato che la sua è un'arte applicata a qualcosa che esiste già. Quindi qui si vuol fare riferimento in realtà ad un atto interpretante condiviso in una radicale attualità presente che si deve praticamente solo all'interprete e a ciò che egli e ella riescono a, come dire, veicolare, decidere, passare. Dunque, in questo senso l'interpretazione è un atto creativo nel senso etico e, perdonatemi il termine, politico nel senso etimologico, diciamo, del termine, non certo schierato, ma in modo eccesso. Quindi l'interpretazione musicale in questo senso non sarebbe più, in questa chiave, semplicemente un atto intrattenitivo, ma una scelta, una posizione nel mondo che profetizza altri mondi, che anche a causa, in forza della virtù subliminale della musica, può fare intendere tante cose. Io vorrei citare un solo momento in cui questa, ce ne sono tante di situazioni simili, va bene, ma anche oggi, per esempio, ma ne cito uno di esempio in cui gli interpreti intesi come musici e come attori sono proprio intesi, guardati, sono, come dire, impegnati anche per la loro vita itinerante in una conduzione d'arte, ma anche, e oizzo, di qualcos'altro, di una nuova idea antropologica, di una nuova idea di pace, di una nuova idea di mondo. Ne parla in modo molto suggestivo, sempre in questa chiave così della condivisione ho portato il libro, che è questo, Francis Yates nell'Illuminismo del Rosa Croce, è un libro che parla di molte cose, fra cui questa, è l'autrice dell'Arte della Memoria, Kabbalah e Occultismo nell'età elisabettiana, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, eccetera, una storica di insigne livello, ricordando la, come dire, il lavoro e la funzione dei Kingsmen di Shakespeare, cioè degli attori, della compagnia, lei marca questo dato. Esistono artisti girovaghi, per definizione, che proprio portando arte in vari luoghi d'Europa, dall'Inghilterra fino al cuore della Boemia, finiscono per, come dire, elargire nuove speranze, nuove idee di uomo, implicate però nelle opere d'arte stesse. Queste non hanno uno scopo che è fuori di loro, altrimenti si potrebbe incorrere nel fraintendimento che l'arte, per essere significativa, deve alludere a qualcos'altro. No, pare che lei proprio si riferisca a qualcosa di interno, di immanente, all'opera, ma anche all'atto di interpretare, col giusto, come dire, col giusto tono, con la giusta pietas, con il giusto senso magico del coinvolgimento.
che contagia, che subliminalmente dice cose che le parole prosaiche non possono dire, veicolare con la stessa efficacia. E allora, se dovesse essere, come dire, presa in considerazione anche in senso futuribile questa nuova funzione dell'interprete, ci si può chiedere tante cose, come l'interprete possa affinare il senso della sua funzione nel mondo, il senso della sua funzione nel mondo dell'arte, il suo rapporto con i compositori, le sue scelte. Qui ci sono persone che hanno compiuto scelte significative in questo senso, ecco, e che le testimoniano sempre. E allora bisogna, concludo così, ecco, forse bisognerebbe dire da parte nostra che l'interpretazione musicale, se così vista, se in modo così problematizzato come ci hanno insegnato, è anche così ampio, può e si configura già come una sorta di utopia, un'utopia verso la quale però tuttavia tende. È un luogo che non c'è ancora e che tuttavia conviene, come dire, inseguire, perché è l'attraversamento che fa la strada e che fa lo scopo stesso. E probabilmente in questa chiave anche il sogno e la visione di una sorta di rivoluzione antropologica intesa al bene può essere propiziato persino dall'interpretazione musicale. Io avrei finito. Grazie. Grazie a tutti. Thank you.